Non ci ferma nessuno, il tour motivazionale di Luca Beti, inviato di Striscia la Notizia, ha incontrato anche quest'anno gli studenti universitari di Cosenza per lanciare ancora una volta un grido di speranza in un momento difficile. L'ottava tappa del Digital Talk si è tenuto lunedì scorso a causa della pandemia con collegamenti a distanza. Un volo straordinario nei sogni, nelle paure, nei loro momenti difficili che vivono inevitabilmente in questo periodo di pandemia. Lo abbiamo fatto tra una domanda, una riflessione e cercando di dare poi voce a tutti i protagonisti del mondo universitario. Il Digital Talk ha visto la partecipazione anche del rettore dell'Unical, Nicola Leone. È importante andare avanti con ottimismo ma anche con consapevolezza. Tu giustamente affermi che ciascuno è artefice del proprio destino, quindi noi dobbiamo essere consapevoli che ora abbiamo davanti una grande opportunità di ripartire, ma dobbiamo farlo con cautela, rispettando le regole, con la consapevolezza, perché solo così potremo vivere fino in fondo, superare e sconfiggere questo grande nemico. Luca Beti con Piff ha poi ricordato la figura sempre presente di Nadia Toffa. Io ricordo un video molto carino che hai realizzato tu, dove parlavi appunto di coraggio e timidezza, e la timidezza da superare per trovare il modo di dire a una persona speciale quanto fosse coraggiosa. Era un video che hai realizzato per Nadia Toffa, un video molto bello che emoziona rivederlo col senno di poi, ma emozionò anche allora quando tutti speravamo che Nadia ce la potesse fare. Io, se hai veramente soltanto 45 secondi, lo farei vedere, perché è davvero molto bello. È detto per timidezza. Infatti quello che ti voglio dire, anzi te lo dico alla Nadia Toffa, così, guardandoti vicino, perché Nadia Toffa quando ti parla si mette davanti e tu dici o mi dà una capocciata o scappa la pomiciata. In realtà è lei che non riesce a non parlare se non ti guarda così. Ti volevo dire che sono molto orgoglioso di conoscerti, sono molto orgoglioso di poter dire di conoscerti, di poter dire in giro, io quella ragazza la conosco, mi piacerebbe avere un quarto del coraggio che hai tu e per finire ti voglio dire che ti voglio molto molto bene.